Allora ragazzi, benvenuti a questo nuovo video dove presentiamo questi due registratori portatili di Sony, proprio perché ne ho trovato un altro esattamente identico e quindi diciamo che di due ne ho voluto fare uno un po' recente. In questo momento state sentendo l'audio provenire da uno dei due registratori, in quanto l'altro è sì in riproduzione ma ancora non sta registrando, però scambiando il microfono posso ovviamente dimostrarvi che riproduce perfettamente anche l'altro e sta registrando anche l'altro. Praticamente li ho messi in registrazione parallela per dimostrarvi il funzionamento di tutti e due. Che cosa dire di questi registratori? Beh, ne parliamo adesso quando li stoppo, insomma, dai. Per dovere di cronaca vi faccio vedere anche le sue custodie, prima di parlare di loro, che appunto sono 1 e 1 2, come li avete visti prima sul tavolo. Li vado ad aprire, questo era quello che avete visto sulla vostra sinistra in teoria, eccolo qua, che è quello appunto messo un pochettino meglio. Qui c'è anche la sua custodietta col microfono originale che poi vedrete, eccolo qua. Adesso vediamo se riesco anche a chiuderlo. Ok. Mentre nell'altra custodia un pochino più rovinata, vedete qua è anche rotta, qui tira un pochino, non è messa proprio benissimo, c'è l'altro esemplare che era quello che avete visto nella vostra destra, ma adesso andiamo a parlare di loro. E quindi iniziamo a parlarne di questi due registratori portatili di Sony. Come vedete, uno ha la porta, uno no. Forse avrete però riconosciuto che quello che prima non aveva la porta era questo, perché l'ho scambiato le porte, in quanto questo è messo diciamo un pochettino meglio esteticamente, quindi ne ho voluto fare uno buono. Modello, se riusciamo a non ammazzarci, vediamo la targhetta qui dietro. Come vedete, modello Sony TC12, Sony Corp Tokyo, tutto quanto. Alimentazione a 6V con 4 batterie. Come ci dice Radio Museum, questo oggetto è del 1971 e ha ha avuto evidentemente, penso, una discreta popolarità, perché considerando che ne ho due esemplari qua trovati in due momenti diversi, posso poter quasi affermare che abbia avuto una certa popolarità. Di che cosa parliamo? Parliamo di due registratori da tavolo che quindi potevano essere utilizzati appunto per registrare la voce con il suo microfono originale. Io purtroppo possiedo un solo microfono originale, oppure una fonte esterna AUX con il connettore qua davanti, che funziona perfettamente soltanto in un esemplare, l'altro invece ha qualche problema di fluttuazioni sonore. Probabilmente ci sarebbe il jack un po' da disossidare o cambiare, ma comunque insomma ho preferito sistemare bene bene questo qua. Di tutti e due sono presenti le sue custodie di trasporto, che sono un pochino distruttine, ma sono queste qua, come vedete marcate Sony, che dove all'interno può essere alloggiato il registratore e il microfono. Questa è la custodietta del microfono. L'altra custodia è messa un pochino peggio, e questa qua infatti vedete molto molto più sbiadita, e anche il porta microfono è un pochino distrutto, quindi non, insomma, non è proprio messa super ultra mega bene. Caratteristiche, beh, classico registratore, quindi con questa bellissima levetta frontale, faccio vedere anche su questo, che ci permette di andare in avanti, in indietro, stop oppure in play, sentendo poi in questo caso praticamente li ho messi in quello che avevo registrato prima. Tasto record lo si preme insieme al play per andare in registrazione, si può registrare tramite il suo microfono originale collegato appunto in mic, che ha anche il tasto di pausa. Adesso vi faccio vedere cosa succede se io collego il suo microfono originale in uno dei due registratori, quindi lo collego in questo qua, microfono a doppio jack per il remote più il mic. Questo perché se io vado in registrazione in questo modo, in questo momento sto registrando la mia voce, il microfono in on, il registratore gira. Nel momento in cui vado in off, il registratore si ferma, va come in pausa, disattiva tutta quanta la parte elettronica e meccanica per poi ripartire nel momento in cui gli do l'on. Logicamente se io stacco il jack, lui continua a funzionare, perché non è per forza necessario il suo microfono originale con il tastino remote che funziona. Questo diciamo che è la cosa. Cosa dire? Sono molto carini, sono molto particolari, funzionano anche bene, devo dire. L'audio non è nemmeno malvagio. Adesso potrei andare avanti su questa cassetta, che dovrebbe esserci una traccia musicale.
Sentiamo un attimo. Non era questa la traccia musicale, ma come sapete io faccio tutto live, quindi queste cassette qua hanno un po' di tutto perché sono quelle delle prove. Sentiamo un po'. Qui non c'è niente, qua ci sono delle registrazioni frammentate. Proseguiamo. Ecco qua. Ovviamente questa è una canzone con copyright, quindi non posso farvela sentire tutta. Vi faccio vedere l'eject della cassetta, che è questa levetta qui che porta in fuori la cassetta e apre un po' la porta. Ovviamente se lo faccio dove non c'è la porta, questa cosa funziona perfettamente. Vi faccio sentire anche l'altro, che anche lui suona. Perfettamente, esattamente come l'altro. E che dire di questi registratori? Sono molto carini, entreranno in collezione e... Per carità, io logicamente punterò a tenere questo tipo di esemplare con il suo microfono originale. Quest'altro esemplare, se a qualcuno interessa, posso anche valutare delle offerte, se dallo via o meno, perché sì, mancante della porta qui, manca questo piccolo copri tastino, però come vedete funziona perfettamente ed è molto molto carino. Detto questo, vi saluto ai prossimi video.